Eccoci ragazzi, si parte da Villa San Michele, qua in zona Chianti, davvero posto eccezionale in cui ritornerò stasera dopo aver fatto appunto l'eroica. Ora ragazzi, facendo un po' di queste stradine, vado in direzione Gaioli in Chianti, dove appunto parte l'eroica, parte e in teoria arriva. Farò, credo di farla tutta, 207 km, c'è anche il tratto più lungo, però io farò quello diciamo permanente, che sono 207 km. E niente, ci vediamo a Gaiole all'inizio, all'imbocco della strada dell'eroica. Ok, ecco il galletto. Ora bisogna capire dove inizia l'eroica. A quanto ho capito inizia da qui. Dopo aver fatto un paio di foto a galletto, dovremmo essere già sul percorso. Infatti ho importato la traccia e in teoria adesso vediamo. E si parte. Sono appena, forse quella deve essere una cosa del genere, comunque dove c'era l'ingresso. Comunque qui là ho visto un cartello con l'eroica, quindi primo prezzo asfaltato. Ci vediamo quando inizia lo sterrato, a dopo. Ok ragazzi, ecco qua l'inizio ufficiale, diciamo ufficioso. Dopo quasi 15 km si parte da qua. Dovrebbe essere aperto in teoria. E si sale in località Castello di Broglio, immersi nel verde, e qua parte lo sterrato. Wow, già si inizia a vedere spettacolo ragazzi, che colline qua, spettacolo. Bello, bel castellino qua. Adesso noi facciamo una bella cosa. Ma che bello. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ok, ripartiamo. Bello il castello lì, comunque vedete è ben segnalata la strada, e si va e si vola.
Pianella, Siena, Vienti. Come giri una curva, guardate, cioè, che posto. Ok, ogni tanto si gira in asfalto. Il primo pezzo è andato. Comunque dovrebbe essere 75% sterrato, quindi comunque è davvero segnalata bene, almeno per il momento. A parte che comunque ho la traccia GPX, sto seguendo anche la traccia, quindi onde evitare. Stupende, ma che storia! Allora, adesso qua dovrebbe esserci il primo incrocio. Mi sa che noi dobbiamo andare verso di là. Punto. Allora, eroica. Ritorno. Quindi noi dobbiamo andare di qua. Questo è un punto importante perché è il punto dove si incrocia l'8, perché fa l'8, in pratica fa un 8, disegna un 8 questo giro, e lì si incrociano le due strade e bisogna stare attenti a seguire la strada dell'andata. Qua per il momento sterrato, ho visto poco, solo il pezzettino, diciamo, iniziale, in 20 e passa chilometri. Che bravo, questo mi fa passare. No, non ho fatto passare. Ecco qua, si ritorna in sterrata. Ok. Beh, per me comunque fare un pezzo sterrato, un pezzo strada, è molto meglio, perché comunque ti dà la possibilità anche di farla andare un po' la moto. Vedi, qua si ritorna subito asfalto, però posti davvero bellissimi, sterrato, poi un po' bello, bello, bello. No, ma che bello, cioè di qua, no, spettacolo, ragazzi, porco Giuda, oh, tema, wow, cioè sembra di tornare indietro nel tempo. E qua trattore vecchio, mettiti la trebbia lì vecchia, spettacolo, bellissimo, guarda, guarda, cioè questa è da fare, c'è da fare la foto, figa, da fare la foto, caspita ragazzi, ma davvero, cioè davvero, spettacolo è la parola più giusta, spettacolo. Comunque poi facciamo considerazioni a fine video sulla fattibilità per le moto, perché ovviamente fino adesso io direi che anche una moto stradale potrebbe farlo. Stradale al 100%, la mia comunque un po' è semitassellata, cioè semitasselli, cioè sembra quasi neanche di non fare gli sterrati. Poi comunque guarda che posti,
Guarda che posti, su e giù, sali, scendi, bellissimo. Allora ragazzi, quella là in fondo, se non sbaglio, è Siena, anzi non dovrei sbagliare, è Siena, la arroccata là, infatti c'è il Siena, siamo a Siena qua ragazzi, siamo a Siena, a Siena. Comunque anche i punti critici ragazzi ben segnalati, quindi top, top, top. Qua siamo a Siena, adesso vediamo se ci porteranno in un punto dove possiamo vedere un po' un punto un po' un panoramico, vediamo. Ok, qua usciamo da Siena, dal paese di Siena, la città di Siena. Che panorami. Sa che adesso fra un po' dovrebbe ritornare strade abbastanza interessanti, ma che spettacolo c'è. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Siamo al 15% di pendenza, c'è qualche tornante e non è molto semplice. Alziamoci, qua ci alziamo ragazzi. Ma bisogna alzarsi, attenzione qua, curva stretta. Però bello, eh? È abbastanza incagnata quel pezzo lì, quello sicuramente con una stradale ragazzi diventa molto molto difficile.